Benvenuti nell'ultima live estiva di Yakety Yak! Una live come le altre, ma leggermente più lunga. Preparatevi ad un tumulto di format, ospiti, cibo e servigi del maggiordomo. Che è quello biondo sullo sfondo, che sta dormendo sul set da stamattina alle 7. Ma non perdiamo tempo, facciamo entrare il team dei perdenti! Ecco colui che condisce ogni nostra parola con uno sbadiglio. Più puro dell'acqua, più candido della candida. L'Elbeck d'Italia. Porro per gli amici stretti. Sporro mira in estrema concessione autarchica. Enrico Bert di Spagna. Il nostro bimbo prodigio. Nicolas! A seguire un noto ragazzo della scena bolognese, l'adulto di gomma, il gommino, il Daygam. Taluni dicono canti pure, è perciò detto anche l'usignolo mortadella. Quell'uomo che ha fatto di una telecamera una ragione di vita, prefissandosi un singolo ma precisissimo obiettivo. Il 35 mm! Nelson! Ma passiamo ora al sommo, il tenebroso, il riccioluto. Pergamene e Bibbie si srotolano al sol pensarlo. Le profezie lo annunciano come colui che viene nel nome di... Ora facciamo entrare Tonno. Ecco, bravo, entra. Siediti. E non rompere i coglioni, eh? Ma ora, per finire, ultimissima offerta! A soli 5 euro potrete portare a casa il kit Cesare Cantelli! Ricordiamo che il kit è accessoriato di baffi anni 80, un cane di razza imprecisata e una crema per la calvizie. Gianna e Michele hanno provato il kit Cesare Cantelli e ne sono rimasti entusiasmati! Acquista anche tu un kit Cesare Cantelli e ti daremo in omaggio un paruolo gonfiabile! Offerta valida solo per i primi 20 ordini. Io sono il vostro amichevole Alex Polidori di quartiere e per fortuna non dovrò sorbirmi queste ore di tediante live. Meno male. Nel frattempo, volete partecipare a una missione importantissima degli Avengers? Consiste nel seguirmi su Instagram, Alex Polidori. Ora vado perché devo combattere contro un cattivone, mi sta aspettando. Ciao ciao! Ah, sì! Non si vede un cazzo! Oddio, aspetta delle finestre! Non si vede un cazzo! Fumo, più che altro. È tutto tappato qua! Allora, no, io stavo pisciando addosso dal ridere, vi giuro, mi sono pisciato addosso dal ridere. C'era il nostro maggiordomo, che salutiamo, che adesso non si vede sullo sfondo. Sta aprendo le finestre il nostro maggiordomo. Ottima idea, ottima idea. Non pensavamo fosse così violento il getto di fumo. Ma è Pingu che ci ha dato dentro come uno sciacallo. Vai, Pingu, non si vede nulla! Io scusate, ma devo uscire dalle vesti del mostro spazzatura perché sto sudando. Ma tu ti sei preso il mio coso della lampada? No, non è la tua lampada. Mi sembra di essere occupazione a scuola. È vero, sembra un po' di essere un po' diverso, però c'era cibo, fumana. Secondo me doveva mettere tipo dei tavoli, delle sedie all'entrata, come a bloccare, vero, cioè, il vero picchetto. Cavolo, comunque ragazzi, ringraziamo Alex Polidori, doppiatore di un sacco di gente, tra cui Tom Holland in Spider-Man. Andate a seguirlo su Instagram, è stato veramente gentile. È stato troppo carino. Tra l'altro è arrivata alle 3 di notte questa intro. Qui ha una voce stupenda. Ah, è fighissimo. Sì. Cioè, io vorrei tutta la mia vita narrata da lui. Sì. E io vorrei parlare così. Sì, vorrei parlare così. Sì. È un po' impostato dopo un po'. Cioè, nel senso, se parli tutta una vita così è un po' difficile. Però è fighissimo. Chiediamo veramente scusa comunque ad Alex per avergli fatto pronunciare determinate parole. Tipo sborro. Noi, esatto, noi abbiamo scritto queste cose dicendo, vabbè, magari le riadatterà. Ma non si vede un cazzo! Lo sai, Ceso, che ieri lui mi ha mandato una mail.
con evidenziate delle parole chiedendomi ma come si pronuncia? Tipo Enrico Berti, no, in francese, Enrico come si pronuncia? Così, il e tu cosa gli hai detto, scusa, su Enrico Berti? Enrico Berti. Non ti ha chiesto Sboromir? No. No, 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 no. Si vede, okay, che è abituato. Ci sta. Sicuramente una cosa si è chiesto ma non l'ha detto a Nelson, ma qui sono dei coglioni. Questi qua sono dei coglioni, sì, non sì, se sì, l'è chiesto. Ormai aveva detto sì, l'ha dovuto fare. Ma guardate che tavolona che ci abbiamo. Allora io mi scuso in anticipo perché doveva essere tutt'altra cosa, ma Nicolas ha voluto pensare in piccole, perciò abbiamo sono i pasticcini. Devi chiedere al maggiordomo. Volevo della crema, niente. Neanche una crema catalana. No, però dobbiamo fare qualcosa per sto una crema. No, lo so. No, se lo vuoi eliminare, apri quello. Devo aprire. Secondo me, se tu apri quello, ti conviene. Si fa corrente. Ci sia un incendio a sto punto. Faceva prima da appiccare. Ma io infatti un fuoco, spero non chiamino i pompieri. Esatto. Anch'io ho paura di questo. Può succedere. Qua sono tutti allerta. Io, però, farei una promessa. Vorrei fare un'altra live speciale in cui al posto del banchetto, qua in mezzo, c'è un megafalò. Aspetta, però, perché di gestire? Dimmi. In chat stanno continuando a dire cos'è quell'ombra di... Vabbè, perché giustamente non si vede un cazzo. Maggiordomo? Dov'è? Maggiordomo? Ma sta ancora dormendo? Maggiordomo, un attimo solo. Sì, emerga dalla nebbia. È ancora un'ombra. Deve essere sbloccato. Abbiamo... È il nostro maggiordomo per la giornata di oggi. Fre, un applauso. Un applausone. Che ci vizierà, ci sì, coccolerà. E ogni tanto ballerà. Complimenti. Grazie, per la cravatta. Esatto, sì, non no, diciamolo, perché non sapevamo come fare un nodo alla cravatta. Allora abbiamo detto, beh, facciamola secondo... In realtà l'abbiamo preso che aveva fatto serata per quello. Cioè nel senso l'abbiamo già preso dirlo, così una notte da leoni, tipo. Però che figo, cioè la cosa è fighissima. Però non so come approcciarmi, perché niente, se no, noi mangiamo, noi non parliamo più. Io ho paura, nel senso che la prima cosa che vi ho detto quando... No, è stata una cazzata questa. Quando mi avete detto addobbiamo la tavola è stata: ma noi non possiamo fare una live di 4 ore, perché oggi durerà fino alle 22, sì, mangiando nei microfoni. Cioè una merda. Sì. No, bisogna spostarsi, schivare il microfono. Quindi non è tanto posti, mangi. E poi è figo perché tu magari stai facendo tutto un discorso, vuoi dell'interazione, vuoi delle risposte, e c'hai uno che con una pizzetta in bocca che non può risponderti. Quindi secondo me è sì. Ma oggi dobbiamo andare avanti 4 ore, quindi sarà tutto 4 molto... ore sfocate. Cioè ti rendi conto che non si vede? No ragazzi, abbiamo calcolato male. Fre, apri anche là dietro. Posso dire che abbiamo messo troppe è già tutto cose aperto in questa scaletta. Sì, sì, abbiamo messo mai troppe cose, non ce la faremo mai. Nella via sfoleremo di ore e ore. Ce la e quindi facciamo. Ringraziamo in anticipo gli ospiti che si tengono liberi fino a mezzanotte almeno, perché non arriveranno mai. Vabbè, e partiamo dalla cosa più importante. Vai. Inizio la scaletta, siamo felici. Siamo un po'. Beh, siamo veramente felici. Oggi siamo molto felici. Stai mangiando con... cioè, questo banchetto lo potremmo in realtà riproporre per tutte le prossime puntate di Yak di Yak a venire. Cioè, rimane standard. Sì, rimane standard. C'è un, come posso dire, un problema a livello di costi. Nel senso che questa, una live del è genere vero, costa quante? Tre puntate di Space Valley. Speso così, sì, no, però... Ha speso tanto. Ma veramente, quanto cazzo hai speso? Ma porca. Frank, ah, beh, posso dirtelo? Volati... No, non no, nemmeno forse... Io me lo ricordo. Sotto i 100. Più di 100 euro. Guarda, Frank. Un attimo, almeno puoi dirglielo. Ok. Vuole aprire. Ma pensavo, pensavo di fare le cose in grande. Ho bisogno di bere qualcosa su questo. Quando torno da queste notizie, e no, non fatelo a caso che per me, qua bisogna bere, è chiaro. Quindi non so cosa si può usufruire, ma io laggiù, sono nell'angolo vicino a Cesare, io vedo. Ma il carrellino, ma che figo! Ah, vedo degli spritz. Figo, posso avere lo spritz? Che infatti, grazie, molto gentile. Anche io un bicchierino, io grazie. Figo. Questa non sarà la nostra cena, perché adesso vi presenteremo anche grazie la scaletta e avremo un momento cena dove ce la trallonzeremo. Si dice trallonzeremo? Tutto leggero. Siamo a Bologna, polleggeremo. Ce la polleggeremo e arriverà dell'altro cibo. Sì, e se non abbiamo finito questo, non è un problema. Perché non lo porterà a casa. Io porterò a casa tutto. C'era un po' di conflitto di interessi, quindi a fare la spesa e poi portare. No, io ho fatto dei calcoli ben precisi. Ah, okay, cioè, io ho detto da domani noi comunque smettiamo le riprese, smettiamo tutte le varie cose. Ho detto questa è la spesa finale, devo almeno sopravvivere una settimana. Posso dire comunque che quelle pause tra una presentazione e l'altra alla fine erano veramente cringe. Le pause tra no, ma raga, dai, ti metteva là Pino. Una parte l'altra. Allora l'ho fatta in fretta e a saperlo la iniziavo a lavorare stanotte. Non pensavo di doverlo fare, quindi ho fatto un po' così. Siamo arrivati al punto della scaletta, quindi grazie, che dice Nick. Presentazione della scaletta. Esattamente. Chi c'ha voglia, Nick? Dai. No, l'unico che può farlo sei te. L'unico che può farlo sei te. Perché lui è scritto su Instagram, quindi ce l'hai bene chiara. È l'unico che può farlo. Non tanto noi mangiamo. Forse prima cosa da dire quella di Instagram. Forse sì. Però prima cosa da dire è che abbiamo un sub goal oggi. Ah, esatto, fighissimo. Presentalo tu, Frank. Allora praticamente per oggi abbiamo detto dobbiamo creare un evento molto bello, ma soprattutto dobbiamo rendervi partecipi, e quindi abbiamo creato questo goal di 500 sub,
che è praticamente irraggiungibile, ma magari no. Ma ragazzi, prendiamo al sub goal. Alla vostra. E alle ferie. Alle ferie. Oggi è l'ultimo giorno in cui lavoriamo. Buone vacanze a tutti. Buone vacanze. Saluto a chi ci segue dal mare, dalla montagna, da chi lavora in smart working al mare. Noi è palese che dobbiamo risolverla questa situazione. Sì, da devi stare ad aspettare. È una roba di pazienza. Perché anche oggi a pranzo, quando abbiamo provato, dopo un po' è andato via. No, è vero, è vero. Ma non c'è bello. No, e vogliamo oggi raggiungere 500 sub per far sì che succeda una cosa. E qua, piccola parentesi, noi dovevamo fare un salotto. Esatto. E in questo salotto ci sono stati qualche quisquiglia, ci sono stati proprio degli scazzi che secondo me hanno minato le basi di Space Valley. Poteva finire tutto, poteva finire un'amicizia tra me e Nelson. Fra diciamo tutte le discussioni che abbiamo mai fatto, quella è stata quella che mi ha preoccupato meno in assoluto. Vero, è tipo io e Frank dietro che vi guardavamo, pensavamo, ci siamo detti proprio oggi non facciamo un cazzo. No. Ok, vabbè, bella. Secondo me è stata un'incazzatura da parte tua gratuita per evitare di mangiarti il parmigiano. No. Cioè, allora, sì, quella perché in quell'evento crea un botto di tensione. Allora, diciamo, era un salotto in cui ognuno di noi avrebbe mangiato la cosa che più gli fa schifo al mondo, che lo fa vomitare, che lo fa star male. Allora abbiamo un salotto proposto da me. Esatto, cioè, infatti non ha senso perché vuoi mangiare il parmigiano, lo sai solo te. E quindi abbiamo detto, invece di farlo in un salotto, facciamolo in live, ma è così figo, è così terribile. Ci sarà del vomito probabilmente. Esatto. Ci sono dei secchielli? No. Vabbè. Non ce li abbiamo. Perfetto. Sono io il secchiello. Sì, un botto. Però secondo me ci bannano. Secondo me non puoi. Ma via, vado via. Lo faccio sul maggiordomo. Non lo so. Quella è responsabilità tua. Vabbè, capiremo. Quindi a 500 sub entro le 22. Quindi in realtà avete un botto di tempo. Ma non tergiversate, mi raccomando. E mangeremo quello. Se non ci arriviamo, niente. Io devo fare anche una confessione. È stato cambiato perché ognuno di noi ha dato naturalmente il cibo che odia di più, ok? Io con te, Cesare, ho fatto un po'. Che cazzo hai fatto? Il bastardo. Cosa hai preso? È stato cambiato il tuo cibo all'ultimo. Diciamolo. No, lo diciamo. Noi diciamo: non avrai più la trippa chiappa, che ci sta, ma avrai delle belle fettine di lardo. No, ma dai, cazzo, è buonissimo il lardo. Ma scusa, ma che punizione è? Mera, guarda, è morto. Volevi fottermi, eh? No, cosa sono le striscioline? È tutto striscioline grasso. Ma è buonissimo. Ma parliamoci chiaro: arriveremo a 500 abbonati soltanto per vedere Tonno mangiare del parmigiano. E questa è la realtà. Tonno mi ha implorato quando facevamo la spesa di prendere il parmigiano grattugiato bene piuttosto che quello con le palline di parmigiano. Lui aveva i conati di vomito veramente a guardare le palline di parmigiano dentro. Ma di quello grattugiato che ha una stagionatura bassa, non è granché. Quindi non è saporitissimo. Ah, ok. Però per lui è peggio. No. Sì, per lui è peggio, secondo me. È perché a me è farinoso. Esatto, io ho proprio dei problemi con il fatto delle briciole, cioè del parmigiano, cioè una roba che non riesco a sopportare. Quindi guardiamo la scaletta. Allora, alle 18 inizio live e ci siamo. Alle 18:30 mancano 2 minuti. È veramente una roba ignobile. È ignobile. Pensavo fossero mobili. Non sono mobili. Hai preso un film alla pista. Quelli due che fanno cagare. Per sponso. La sua discolpa era a 2 metri dal microfono, ma si è comunque sentito. Dicevamo alle 18:30 patti del giorno scelti da voi a casa. Alle 18:45 quizzone sul mondo del cinema fitte. Abbiamo il primo ospite, la Slim Dogs. Alle 19:25 verità o bugia, Cesare contro Nicolas. Alle 19:55 il tribunale della valle, anche detto la confessione con un ospite segreto che non vi diciamo. Vai. Partite le peggio supposizioni, tipo Beppe Maniglia. Non ancora dirlo. Cazzo, c'è Beppe Maniglia. Fino alla c'è Beppe Maniglia. Non c'è Beppe Maniglia. Alle 20:25 avremo la cena con la valle, ci arriverà un sacco di cibo e mangeremo insieme. Alle 21 Pictionary assurdo fit un altro ospite, Cichibe. Ma io non ho scritto le altre parole a Cichibe. E tu devi scrivergli le altre. Gliene date due. Ma come il tempo ce l'hai. E alle 21:40 faremo la conta delle sub per vedere se siamo arrivati a 500. Esatto. Ricordiamo, 499 non si fa. Esatto, arriviamo a 500. Il bello è che noi non possiamo vedere a quante siamo perché noi abbiamo un simpatico orologio che vediamo solo noi proprio sopra il numero delle sub. Quindi cazzi nostri. Perfetto. Ma io vedo già 100 qualcosa. Come fai? Ma vedi benissimo. Ci sono tre numeri. È un 100
109. Ah, però, ma che cazzo di... 183. 183. Scusate. Ah, merda. Siete mostruosi. Ma ragazzi, grazie. Comunque, dissipiamo un attimo un dubbio, perché in chat stanno tutti scrivendo sarà sicuramente Angelo Greco. No, no. Non sarà Angelo Greco. Io... Ma perché Angelo Greco? Io perché non... è tribunale. Aveva senso, aveva senso. Io siamo stati scemi forse, allora. Sì, è vero. Io non so chi sia, ma ho un po' la speranza che mi abbiate fatto una sorpresa. Che tu lo sai chi è? No, io non lo so. Ma sì che lo sai. Io penso che... Io ho pensato una persona perché so che... Ciccio Gamer, secondo me. Non volete scoprire. Se è Ciccio, io impazzisco. Anch'io impazzisco. Abbiamo provato a contattare la sua segreteria, ma purtroppo ha detto che Ciccio si muove soltanto per... Così no, con un botto di soldi, secondo me, ma soprattutto ha problemi con l'auto ultimamente. È vero, poverino. È vero. Quindi, sai, ho pensato a una battuta da fare, si muove soltanto per, ma il mio cervello è rincoglionito. Abbafferato. Io però avrei un commento a leggere. Prego. Perché ogni tanto qualcuno dona gentilmente. No, incredibile. E lasciano dei messaggi, quindi lo vorrei leggere perché l'ho intravisto l'altro giorno. Frank, hai l'inquadratura più abbuffata di tutte. Sì, ma è bellissima. Non riesco a mangiare niente perché ho male un dente del giudizio, quindi sono un po' incordato. Ma è questo, Frank, ha un messaggio da leggere per una donazione? Me l'ero segnato, me l'ho detto, prima lo dimentico. È così bello. Fa piacere leggerli, così continuo a donare. Allora, il signor Ally and Me dice: ciao, mi piace un sacco il vostro mood, portate i miei saluti a Pingu. I metallari sono il sale della vita e darai un rene per passare un'ora a chiacchierare con lui. Vi voglio bene, fatti bravi. Che grazie d'amore per Pingu, che è di là in regia, bravo. C'è un solo problema, troppo sale fa male. Troppo sale fa male, anche questo è vero. Comunque, vi giuro, mi sembra di essere, anche grazie al fatto che ci segue così tanta gente, a una festa di compleanno gigante, di quelle che non sono mai riuscito a organizzare da piccolo, capito? Però sembra da che manchi della gente. Sembra che manchi della gente. Come se dovessero ancora arrivare gli ospiti. Ma infatti, adesso io ve la svelo qua. Sarebbe figo, quando si potrà, fare realmente un mega party con la gente dietro. Magari. Qua facciamo, con tutto il banchettino. Però ognuno deve avere un lavalier, se no non vale. Ognuno deve avere un microfono. Ci sta, se no, bello. Vai a fare cosa a casa. Questo sarebbe fighissimo, proprio tipo che non so, nascono poi degli amori, nascono delle amicizie. Certo. Cioè, spero anche di vedere della roba interessante. Magari li lasciamo una zona un pochino più privata. Nel caso mettiamo un lettone gigante. Era, hai malinterpretato completamente. Ma è venuto il momento di andare a vedere i patti dei fan. Patti del giorno. Degli abbonati? Sì, non mi ricordo come si chiamano. Ecco come si chiamano. I patti degli abbonati. Perfetto. Allora, computer sta avendo dei problemi. Noi, appena come Pingu ha fatto start della live, la CPU è andata al 100%. Perché noi mettiamo tantissime cose per fare i fighi, ma poi il PC. E non solo la CPU, ma anche Pingu è probabilmente al 110%. Pingu non dorme da almeno due giorni. Prima è uscito dalla regia Ricky e fa: ho chiesto una cosa, Pingu? Sì, no. Ma non mi ha risposto. Penso sia in berserker mode. Sì, ma è bravo perché si tappa completamente, va come un treno. Comunque, mi passi le piadine. Le grafiche mi scattano un pochettino, come quando installai Bob sul mio vecchissimo computer, che ci misi 5 giorni per scaricarlo. Signor Cantelli, quello funziona ovunque. Mi passa no, ti giuro, io ci misi 5 giorni ai tempi. Mi ricordo che mi svegliavo la sera, controllavo che fosse ancora attivo, perché poi mi si annullava un botto di volte. Mi ricordo Bob era proprio il gioco che stavi. Per un gioco di merda. 5 giorni, no, pazzesco, bellissimo. Livello 85, troll e via. Sì. Vabbè, ma sentiamo i patti degli abbonati, che sicuramente saranno meglio dei patti di Ricky. C'è un momento da inserire da qualche parte per Ricky dopo. Sì. Allora, iniziamo. Primo patto. Vai. Diventerai famoso nell'ambito che più preferisci e guadagnerai molto di conseguenza. Ok. Ma dimenticherai ogni fine settimana la password di qualsiasi piattaforma usi. Cioè, hai un recupero password da fare ogni volta. Allora, io conosco una persona di cui non faccio il nome che costantemente fa recupero password sulle cose. Non sei tu? E mi ha detto: io ogni cosa devo fare recupero password perché non so. Francesco Toneatti. Non è neanche no, lui, non sono io, anche se sono dei livelli un po'. Ti rompo sempre le palle per le password. Ma secondo me è affrontabile, direi. Non so, dipende dai servizi, perché sono servizi tipo la banca è un casino. La banca sei fottuto. Scusa un attimo, se la banca paghi... devi andare in banca, una palla. Sì, no, lì... Ma se paghi qualcuno per ricordarsi le password, cioè, certo è un gesto di fiducia grandissimo, però nel senso... Perché tu dici prendi molti soldi. Esatto. Cavolo, è vero. No, e poi magari, scusami, se devi fare delle cose di banca, le fai durante la settimana. No, però Nick, c'è un dettaglio che ci sta sfuggendo. Diventerai famoso. Sì. Allora ditemi quando uno famoso. Esatto, uno famoso che va sul sito della sua banca. Vero. Cioè, no, è famoso, vero. Dice soldi. Guarda, ti dico, magari è famoso nell'ambito, cioè magari diventa un famoso orologiaio. Quindi è fottuto. Cosa ci servono le password? Per fare qualsiasi cosa, social, anche Telegram, WhatsApp, ma anche la banca, qualsiasi cosa. Beh, banca se tieni i soldi in banca. Beh, Telegram e WhatsApp, no, in realtà sei sempre dentro. È vero, non hanno una password. Ah, perché hanno il numero.
effettivamente. Ci stiamo mettendo troppo e siamo in ritardo. Io comunque, boh, accetterei. Non sono troppo preoccupato da questa cosa. Accetto anch'io. Dai. Secondo me ci sono anche dei programmi in cui ti scrivi tutte le password e poi lo usiamo. Questo. Accetto anch'io. Arriviamo. No, non funziona così. Non funziona così. No, ma ha ragione Pingu, perché c'è, non c'è anche il sondaggio, quelle storie lì. Ah, beh, ma ci ha sgridato di brutto. Bravo, sì, Pingu. Pingu ha tutto sotto controllo. Pingu prima mi ha dato uno schiaffo. Mi ha urlato. Cosa ti ridi? Ha urlato contro Pingu. Sta zitto, coglione. Vai fuori dalla mia regia. Pingu, spiegaci. È comparso un altro patto. Ce l'abbiamo. Ok. Questa è una cosa simpatica, perché me l'hanno detto delle ragazze che ci seguono a Perugia, okay, mentre stavo in giro a così, mi hanno fermato, cioè, e mi hanno detto: l'hai preso dalla strada, ma scusa, quello? Sì. Ma è bellissimo, ma sì, settimana scorsa. Cioè, chi, ma ti hanno dato altro oltre al patto? No. Però pensa, chi è che si sbatte così tanto per mandare un suo inviato per strada a prendere dei patti del giorno? Striscia la notizia. Potremmo fare da settembre, siccome abbiamo aperto una casella postale di cui non ricordo il titolo, quindi non ve lo dico. E c'è il titolo e l'indirizzo. Sarebbe bello fare patti solo via busta sigillata, aperti in là. Cazzo, bellissimo. È quello lì, però c'è la grafica sotto. Eccolo. Qui è a mio nome, Davide Francescali, casella postale 4282, via Mattore. Solo cartoline, Praventi. Esatto, 40132 Bologna. Solo cartoline delle vostre vacanze. Sconce. Va bene anche non sconce, secondo me. Però cartoline delle vostre vacanze. Mi raccomando, ci contiamo. Scusate. Che figo, mi manca leccare i francobolli. Era una roba buona. Che non ci mettevo il prit. Non si fa più. Come il prit. Come non si fa più? Come sono rimasto scemo. Dovevo spedire delle cartoline un po' di tempo fa. C'è la linguetta. E ho cercato su Google e bisogna leccare i francobolli. E ho scritto di no. Perché sono già appiccicosi. C'è già un omello. Sono adesivi. Scusa, stai mentendo. Cioè, tu hai cercato invece di vedere se era già appiccicoso. Hai cercato su Google se devi leccare un francobollo. Sì, Nicola. Ok, così. Prego. Allora, il patto è: potrai fare la pipì solamente una volta alla settimana, però essa si accumulerà e quando la farai ti uscirà tutta insieme dal naso. Bellissimo. Cazzo, bellissimo, io direi di sì di brutto. Ma io non so. Allora, la pipì è sterile, quindi non ha problemi, ripercussioni di alcun tipo. Tu cioè, lo sai per certo. Tra l'altro ci fanno gli sciampi con la pipì, l'ammonia. Cosa stai dicendo? Giuro. Ah sì? Beh, si beve anche. Beh, e se ti punge una medusa, se io non voglio far parte di questo mondo. No, se sei in fin di vita e non hai da bere, puoi bere. Ma non ho capito, se ti cola tipo il naso hai delle goccine? No, penso che sia uno spruzzo potente una volta come alla settimana. Come la pipì dal naso. Ha un bello spruzzo. Dipende quanto dura lo spruzzone. E quanto deve durare? Una settimana. Quindi uno spruzzone di 5 minuti. Sì. Beh, di più, 5 minuti. Beh, scusa, non ti è mai capitato di fare la pipì per un minuto? No. Ma sì, a me sì. No, a me voi sì, avete presente la sensazione di quando ti spruzzi lo spray nasale nell'acqua di Sirmione? Sei tipo un attimo... Il Tonimer. E sei un attimo spazio. Sì, ma riesce al contrario, eh? Pensa quando ti esce per 5 minuti un getto di pipì. Ma perché te quando spruzzi godi? No, è uno spruzzo che ti paralizza. Avevi fatto la stessa faccia e mi sono un attimo confuso. Ma come fai a sapere qual è la mia faccia da... Da goduria? Ce la siamo immaginate molte volte. Beh. No, veramente, ce la siamo immaginate molte volte. Davvero, sai che... Tante. Ma io ho il dubbio, e la pipì dal naso è una cosa improvvisa o è studiata? Cioè, che io dico, adesso vado a fare pipì dal naso o all'improvviso? Sto cioè, parlando con uno e all'improvviso... Hai una volta a settimana che scegli mesi e mesi prima e... Cerco io, ce la posso fare. Io farei sempre la domenica pomeriggio. No, io non, io vabbè, non accetto, ma io non soffro il dover fare la pipì. Voi sì? Anch'io, no, io farei per la cosa ludica del... Ah, per... anche io per la cosa ludica, beh, ho capito, cioè solo del ludico. Per risparmi tempo, okay, comunque. Cioè, a me non piace, tipo su un aereo, allora, non mi piacerebbe andare a fare in effetti mi sono scordato che non c'è nessuna cosa positiva, cioè non c'è nessun guadagno. Non c'è guadagno, un botto di tempo. C'è gente che gli scoccia dover andare a fare la pipì o avere il vincolo del dover fare la pipì. No, però dipende, aspetta, dal lavoro. In realtà, mi ha illuminato questa cosa, sì, perché ero al cinema che stavo guardando Le Due Torri, avevo una pipì fenomenale. Bel film. E in quel momento lì ho pensato, nel futuro ci sarà sicuramente un metodo in cui tu stai seduto e pisci a un certo punto durante il film senza che nessuno... No, allora io, scusami, quanto tempo fa ho detto creiamo i catetere per qualsiasi persona? Sono un genio, zitto. Dicevo, e quindi secondo me ci saranno delle... Sì, l'ho ucciso. Ci saranno delle poltrone su cui tu potrai pisciare senza che nessuno ti veda. Averlo dal naso, in effetti, in una situazione del genere sarebbe comodissimo. Prendi il bottiglione di Coca-Cola, che hai finito naturalmente, boom, e lo metti per terra e non c'è nessuna vergogna. No, sei l'unico che lo fa. Ah, è vero. Considera che uno c'è strano gente... che piscia dal naso e puzza di pisce, sì, in tipo, faccia in UK, però mi vergognerei, però mi vergognerei di meno. Cioè, il mio problema è tirare fuori il membro e vabbè dover... ma puoi andare in bagno il membro, però. No, perché anche non voglio perdere il film. Ah, è vero, capito? Vabbè, ho capito. No, più che altro più diventi vecchio. Fratello, non mi stai seguendo. No, ma è una roba che torna strautile quando hai 70 anni e non sei incontinente. È vero, pisciare dalla faccia.
Eh sì, non ti serve più il pannolone. Beh, ti sbrodoli. Al massimo una bandana. Una bandana. È vero, però, che l'odore di pipì nel naso non è piacevole. Sì, non è bellissimo. È posto. Beh, io comunque accetto. Io accetto. Io piaccio le cose un po' strane. Sì. Tu no? Io non accetto. Tu non accetti. Tu però vorresti un botto la pipì idrante, cioè tipo lo spruzzo fortissimo. Beh, più o meno è già così. È presente quando in GTA urti le pompe dell'idrante? Sì, uguale. Bello. Qua vicino l'altro tempo fa. Vabbè, prossimo. Adesso come funziona adesso? Ne abbiamo un altro? Ma mi ha detto che maggiordomo, non funziona così. Pink, scusate, bisogna scusate, 30 secondi. Ha chiamato il maggiordomo. C'è da rimpinguare il bicchiere di Davide Franceschelli. Ma no, beh, ah, davvero? Qua, è il momento del rimpingo. Vabbè, o se vuoi rimpinguare, rimpingua. Grazie mille. Vedevo che si annoiava sullo sfondo, e allora ho deciso di importunarla. Però intanto possiamo andare al prossimo patto, giusto, Pink? Assolutamente. Bello che andiamo tipo a 8 frame. Sì, abbiamo perso anche dei. Però non si può avere tutto. Terzo e ultimo patto. Grazie. Non è vero, non lo leggo più. Toccatina? A un certo punto. Sarai sempre sano come un pesce e non avrai mai problemi di salute. Però dovrai parlare per tutta la vita in rima. Le rime non ti verranno in automatico. Cioè dovete, non è che automaticamente parlerete in rima. Questo è molto molto bello. Se non parli in rima non puoi parlare. Esatto. Quindi devi sempre avere la sbatta di pensarti la rima. Secondo me a un certo punto le rime in aria sono facili. Fammi parlare. Scusami. A un certo punto, secondo me, iniziano a considerarti la società, comunque le persone che ti stanno intorno, come una specie di saggio profeta. È vero, concordo. Cioè diventi una persona molto particolare che suona di saggio anche se non è saggio. Oddio, devi fare anche delle rime sensate, secondo me. Esatto, perché sennò è sempre un coglione. La magia della rima. Bano, secondo me sì. Se io ti parlassi sempre tutto in rima, diventerei mistico. Ah, ok. Secondo me sì. No, non sono capace. Infatti, non sei capace. La stavi per fare. No. Prova a farlo. Prova a farlo. Prova a dirla. Parlare in rima. Non sono capace a parlare in rima. Io sarei fottuto. Però. Che bravo, secondo me. Allora, se tu. Vai. Sei sempre bene in salute. Di cosa muori? Di problemi alla cute? Bravissimo. Salute, cute. Bravissimo. Grande applauso. Se parlare così tutta la vita. Veramente. Di cosa muori? Deficiente. Devi pensare sempre che la vecchiaia è incombente. Saremmo avvantaggiati i rapper. La vecchiaia alla fine sono problemi di salute. Se il problema devi un po' migliorare il flow, capito? Sì, c'è un po' di problema po sul di... flow. Io ma se lavoriamo saggio, su quel... non sono un rapper. No, però ragione. Secondo me, ecco, tipo parlare in rima ci sta, ci può stare. Parlare con il flow, tipo stile rapper, quello pesissimo non lo farei. È bellissimo. No, non lo farei mai. Cioè, ancora più peso. Solo con la base sotto. E poi mi sentirei proprio c'è coglione. Uno che ti segue col beatbox. Merda. Quello allora, un altro patto interessante. Regà, dai, rispondiamo. In ogni caso, io, visto sempre sano come un pesce, ma collo questa rima. Accogliamocela. Ma ci sono andata al dentista che ti fanno come anche quando fai il vaccino, tutta la roba. Hai fatto questo? Hai avuto questo? E sei lì, vai. No. Quindi, no, sono cose quindi molto è una cosa gravi, positiva. Vuol dire che stai bene. Sì, esatto. Di solito è gonorrea, AIDS. Tipo, prendi medicine. Cioè... Ah, esatto. Hai la pressione alta. Beh, oddio, no, aspetta altri 10 anni. So, Controllino, magari. Io dico no. È una rottura di coglioni. Ma se tu hai avuto la diarrea della persona più antipatica del mondo, hai avuto per una settimana la diarrea. Ma non ce l'hai ancora. Tu con i problemi di salute allora, saresti una pigna in culo. Poi posso dire a chi, un po' fisima, ecco. A chi ci segue da casa quanto è smart il nostro Francesco Donatti che il primo giorno di diarrea è venuto a mangiare solo crudo in un ristorante di pesce. Vogliamo anche dire quando ieri mi hai fatto mangiare da un messicano un burrito diviso in quattro in cui mi hai detto no ma tranquillo che non ti caghi addosso. Ma davvero? Ti sei cagato addosso? Dopo? E me che cosa faccio? Ma comunque, guarda che avevo la merda anch'io cinema. Ma raga, ma perché era un po' marcino. Cioè avete beccato la giornata sfigata, ve l'ho detto. Anch'io stamattina me l'hai palesemente attaccata. Veramente? Che caldo. Fa veramente caldo. Sì, io dico di no. Io dico di no. Ah, perché viene da fuori il caldo. Abbiamo chiuso però. Abbiamo chiuso tutto. Deve un attimo ribeccarsi il clima. Chiudiamo questo patto. Ma non c'è più fumo. Lo vuoi ancora? Non lo so. No, forse no. Comunque siamo a 211 sub già. No! Basta! Però sta andando. Tutto addosso a Fre, poverino, laggiù. No, a parte Fre, mi sembra che il cibo sappia di fumo. Ma non gli avete dato da giocare qualcosa? Siediti sul divano, che almeno ti vediamo. Una play. Ha tutto per il suo divertimento. L'unica cosa che non può fare è praticare autoerotismo. No, perché siamo in diretta. Ci sono certi punti ciechi però nello studio nel caso. È vero, conosciamo alcuni punti ciechi che non sono rintracciabili live dalle telecamere. Ci sono dei pezzi di scotch per terra così. Sono quelli. Zona salva. Sì, perché praticamente safe quando zone. Hai messo tutte le telecamere nello studio. Ma se tu sei riuscito a entrare dentro la foto mia dell'altro giorno, palesemente per sbaglio. Quale? Che foto? No. Dai, quella sì, no, dell'annuncio ma ci sono, della lì live. C'è uno scotch che ho scritto zona safe zone.
Perché non si vede niente. Io tutte le sere vengo qua. Ah, per le telecamere, sì, dello studio. E pratico autoerotismo lì dietro alla faccia tua. Solo per goliardia. È possibile, perché io controllo quando si muove. Che cazzo dici? Cioè, ma tu non vedi lì. No, però se è entrato lo me ne accorgo. No, tu non mi hai visto però. No, allora, c'è una volta, giuro, in cui Pingu è entrato, ma non c'è traccia nelle telecamere. Che cazzo vuol dire? Pingu no, non c'era nessuno, ma... è entrato Pingu, è in studio. Guarda che ci sono le telecamere in studio, io non so come. Hanno dei salti. Può essere. Perché tipo io una volta stavo guardando un video per trovare una roba e a un certo punto c'è proprio un taglio. Non è che erano tutti fermi. No, c'ero io nella telecamera. Magari Pingu rettiliano. Se vi interessa questa cosa delle telecamere, vi consiglio Cecil Hotel su Netflix, è bellissimo documentario. Bello. In cui c'è una roba mega creepy sulle telecamere. In cui ci sono degli a proposito di serie TV e film. Non ero pronto a sto ponte. Ponte, spam di ponti in chat. Abbiamo i primi ospiti di oggi? Sì. Allora, un salutone ai ragazzi della Slim Dog. Ci sono davvero. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ma erano tristissimi. Buonasera. Grazie. Volete uno sprizzino anche voi? Guarda, io sono attrezzato. Perfetto. Esatto. Però non abbiamo niente da mangiare, Marco. Dobbiamo cercare di... Dovete prendere spunto. Cioè, magari... Ragazzi, alla vostra. Alla vostra. Vi facciamo mandare della pasta con la gricia, non vi preoccupate. Arriva. Questa faida che continua. Ecco, a proposito di pasta con la gricia, io ho intenzione di giocarmi tutto su questo punto oggi, Frank. Cosa vuol dire? Aia. Una paura. Guerra in atto. Una guerra. Che se noi siamo qui per fare quello che ci avete chiesto di fare, la posta in palio è che tu alla fine, se voi perdete, tu devi dire che la gricia è la miglior pasta del mondo. Ma facciamo che non solo deve dirlo, ma deve andare anche a Roma. Ci portiamo noi. Cioè, live? No. Dopo, magari a settembre, ci portiamo noi e mangi la gricia insieme a voi, ovviamente. Noi ti portiamo, esatto, bravo. Voi lo portate a Roma e noi vi portiamo a cena. Però a quel punto ti porto nel posto che la fa peggio di tutta Roma. Non che è buona. Non credo avrei fatica a trovarla, tranquillo. Aiala. No, infatti, tipo, io e Nelson quando siamo andati a Roma. Siamo andati in un ristorante che ci ha fatto la peggior, credo, carbonara di Roma. Non è sì, è vero, una delle peggiori carbonara che io abbia mai assaggiato. Ma non quando c'eri te. Tu non c'eri. Io dicevo l'ultima che abbiamo mangiato. No. Ma anche qua non è che tutti sanno fare i tortellini, deve andare la gente. No, è vero, vero. Comunque, gricio a parte, i ragazzi da Slim Dogs, nelle vesti di... Stai ruttando, morendo. Giovanni e Marco ci sfideranno a un quizzone a tema cinema. Hanno preparato un sacco di domande super interessanti, che noi non sappiamo, quindi non so. No, Nicola, se le hai spoilerate tutte. Che cosa le spoilerate? Sì, per vincere. Ho pagato Marco. No, non è vero, non le ha viste. Ok, mi stavo incazzando. quindi ci faranno questo quizzone. Le hanno mandate oggi su Google. Io no. A un certo punto sono trapelate in un gruppo, ma state nascosti. Non ho visto niente. È stato un leak. Esatto. Esattamente. E niente, fondamentalmente dovremmo riuscire. Dicevo, la posta in gioco è molto alta, quindi se c'è qualcuno che sa delle cose, per favore. Ma è anche a loro non gli frega niente. No, io sono dalla vostra parte, poi. Io sono team gricia. Li fanno tutti per voi. Nick risponde sbagliato apposta. Beh, io per farci un viaggino a Roma a mangiare, anche forse sbaglio apposta. Comunque, abbiamo preparato un po' di domande, hanno preparato un po' di domande a cui noi dovremo rispondere. Prego. Siamo prontissimi. Quando volete, se le fate voi. Partiamo dalle più facili, andando verso le più difficili. Perfetto. Allora, la prima è veramente facile. In quale film, ad un certo punto, compare per errore un aereo sullo sfondo? No, questo è per chiamare maggiordomo. Non serve. Come fai a sapere? Ce l'ho. Compare un aereo. Io leggo la chat, vediamo se la chat risponde. No. Sì, anche la chat è famosissima la scena. È famosissimo il frame. Devo già dirlo. È una domanda strana. Io ho un'ipotesi. Se lo sai, puoi dirlo. The Terminal. No. Bravo, Nero. Dai! Per errore compare uno, perché poi... Ah, ok, è quindi un film dove non ci sono aerei, dove però appare un aereo. Esatto. Okay. Io forse ce l'ho. Anch'io. Però sono indeciso tra due. O Il Gladiatore, perché mi ricordo che era comparso un botto di roba. Ci sono un botto di orologi, sì, gente in jeans, estintori. Ma anche nel Signore degli Anelli c'era uno in jeans. Stai zitto, Frank, dai. Oppure tipo Troy, anche Troy. Allora, io sapevo Troy. Troy, o in realtà mi veniva in mente Il Signore degli Anelli e le Due Torri. Potrebbe. Però mi ricordo, l'abbiamo visto ieri, quindi non ho visto aerei. Tutti i film spada e scudo. Esatto, sì. Vabbè, se è strano vedere un aereo, sì.
Io dico... Dobbiamo accordarci tra di noi, sì, raga. Io direi Troy, infatti, cioè. E ti dico anche perché. Perché? Perché passo metà del mio tempo su 20 curiosità che non sai di quel tal film. Cioè, ah, proprio quegli articoli banalissimi quando vuoi fare un po'... Okay. E hai letto quello, no, di Troy? E ho letto quelli di Troy, del Gladiator. 20 curiosità che non sai su Brad Pitt. Esattamente, esattamente. 20 foto che non hai mai visto di Brad Pitt nudo, io quello guardo. Ma ci sono quei siti che tu scegli l'attore e ti dice dove compare nudo. Comunque, quanto è bello Brad Pitt in Troy? È bellissimo. È sempre bello. Quanto è bello Brad Pitt, Cesare, dai. Però in Troy è bellissimo. Sì, vero. Uno dei pochi per cui vale la pena vedere quel, esatto, film. No, l'unico motivo per cui vale la pena vedere quel film. Fa così cagare. Quindi? Beh, sì, ma dai, quindi è quello il film. Io dico Troy. Diciamo Troy, ma io ho un problema. Io sto leggendo anche la chat. Requisire il tablet. No. Requisire. È andato io dico Troy comunque. Se n'è andato Nelson, si è squalificato, no, comunque, lui. No, anche la diciamo chat, Troy. Anche la chat era divisa tra Gladiatore e Troy. Mm. Io dico Troy. Diciamo Troy, dai. Quindi risposta definitiva? Sì. L'accendiamo. Vai. Tu, per non imbrogliare, metti chiuso il selezionato. È Troy. Tra l'altro anche nel Gladiatore succede. Veramente. Anche nel Gladiatore. Quindi doppi punti. Oddio. Ma come hai fatto, Tony? Ma te l'ho detto, passo la mia vita inutilmente su queste cose qua. Ma porca vabbè. Però scusami, ecco perché non fai mai nient'altro. Inizio YouTube, i video che si guardavano erano Mojo Jojo. No, no, o gli errori nei film. Io guardavo anche un botto. Come si chiama? Mojo Jojo. Sì, sì, sì. Oppure anche le compilation di porcate che faceva la Disney, che metteva cazzi nei palazzi della Sirenetta. Sì. Non penso poi confermati, però vabbè, ci sta. Cazzo, erano dei pisi. Mi ricordo in Bianca e Bernie che c'era una tipa a una finestra. Ma passiamo alla prossima. Un saluto al signor Twitch che ci segue sempre. Grazie. Aspetta il signor Twitch che arriverà. La prossima è: quale attore del film The Avengers nascondeva costantemente cibo in giro sul set? Oddio. Questo è facile, ragazzi. Avengers. Secondo me, allora, grosso, aspetta, vi faccio ragionare. Secondo me era uno molto magro, che doveva essere magro o comunque tirato. Cioè, uno a dieta. Ok. E mangiava quindi poco. Captain America. E quindi di nascosto, bravo, Frank, metteva del cibo in giro. Ok. Il problema è che non mi ricordo che cazzo. Uno molto c'era magro. A un certo punto esce fuori pure una gricia dentro Avengers. Poveri. Io avrei pensato a Thor. Però magari era il Spider-Man. È giovane. Però in The Avengers, sì, Avengers. Perfetto, Frank. Grazie. Sappiamo che tu non hai visto The Avengers. Ciao. Ma siamo in prossimo. Visto una volta, non mi ricordo. No, per me Steve Rogers. Ma non c'è Spider-Man. Perché? Cap, no. Thor mi sembra più simpatico. Frank, Thor l'hanno anche ingrassato a un certo punto. Ma non in Avengers. No, però magari è... Cioè, l'avevamo mandato all'ingrasso già in Avengers. Vabbè, gli Avengers sono Black Widow. Dobbiamo prendere il più cazzone. Vai. Hulk. Sì. Iron Hulk. Man. Hulk. Si chiama Hulk. Hulk. Io sono Hulk. Ma tu non ti eri fatto la maratona della Marvel? Ma in inglese sarà Hulk. Ah, forse è Hulk. Effettivamente non leggeranno mai Hulk. Hulk. Ok, così stava bene. Okay, poi non mi ricordo più. Thor. Thor. Lanterna Verde. No, Iron Man. Vision. Iron Man l'hai detto. Iron Man. Vision. La conto. Pimpa. La pimpa. No, non grande puffo. Dai, chi cazzo c'è negli Avengers? Vision. Gargamella. Come si chiama quello con... Quello con l'arco. Ah, no, ma freccia. Freccia verde. Lui è magrino. Freccia verde. Robin Hood è magrino. Okai. Si chiama Okai. Robin Hood. Aquilotto. Ci trovava tipo una quella. Vabbè, raga, chi è che mangia? Ah, sì, chi è che mangia? Non potete dare un indizio, non so, per qualcosa. Per me, Mark Ruffalo, Hulk. Anche. Lui è sempre. Ragazzi, lui non è film c'è sta uno che mangia tutto il tempo. Ah, ma proprio nelle scene. Allora forse è Thor. Sì. Ce l'ho. Non possiamo darvi indizi su quelle facce. Se no cominciamo. Thor mangia sempre. Iron Man. Robert Downey Jr. Potrebbe essere. Io dico Robert Downey Jr. Dai, anch'io. Va bene, dai. Allineiamoci. Vai, dai, ci sta. Accendiamo. L'ho detto perché ho letto la chat. Chi era, ragazzi? Ma la smetti. Capito? Si può barare. Si può barare. Mettiti sui selezionati di piste. Che vuol dire si può barare? Ma che si può barare? La gente che ci guarda ma è 5200 persone, vabbè, comunque è stronzo, ma scusa. Io, Cesare, se fossi loro sarei incazzato. C'è una persona che ha appena scritto Iron Man. Siamo alla seconda, mi fai ribrezzo a livello fisico. Siamo alla seconda. Pare che lui cominciò a fare questa cosa perché le riprese erano estenuanti, quindi lui prendeva e si nascondeva delle cose in giro. E siccome al regista piacque questa storia,
Joss Whedon, allora lo usarono pure sul set, nel film. Lui ogni tanto magna. Lo faceva sì, anche sì. Brad Pitt su Ocean's Eleven. Esatto. Tanto prendeva roba, e solo che lì il regista, che era Soderbergh, in realtà sì. rosicava, chiedeva alla troupe di togliergli la roba, ma lui nascondeva sempre. Lui nascondeva così in giro. Questa cosa carina, che gli concedono tutto. Vai, dai, vai, questa volta non usa la chat. Vai, dai, selezionati di pista, davvero. Allora, un lavoro apposta per selezionarceli. Chat, scusa, vi prego, vorrei fare tutte cose sbagliate. Magari esatto, riusciamo ragazzi, a mettere la chat sulle motte? Importante. Frank deve dire che la grigia è buona. Devono venire a Roma, succederà mai. Devono casino. Poi voglio andare a Roma. Non mi avrete mai. Allora, siamo pronti. Terza. Come fu realizzata la sporcizia, e sappiamo cos'è, okay, la sporcizia nel bagno di Trainspotting. Chiamando Tonno per una settimana a vivere lì. L'avrei ridotto peggio. Vabbè, anche chiamando molto Adriano Santucci, che la giocate l'uno nell'altro, non è un problema. Io non l'ho visto. Non hai visto Trainspotting? Se non sbaglio, il film con Obi-Wan. Sì, c'è anche sì, Obi-Wan. Sì. Okay. Sì, so. Secondo me non è che è stato realizzato. Ewan McGregor è felicissimo di questa cosa. Per me è Obi-Wan. Io l'ho scoperta alla fine del film. Allora, io ho due teorie comunque. Ovvero? Allora, o era tipo il bagno della troupe e quindi tutti ci andavano a cagare, pisciare e poi dopo l'hanno usato. Aspetta, oppure, ma cos'è ragazzi, non so se vi ricordate quel bagno. Io non me lo ricordo, cioè, sinceramente. Era proprio... Ma cosa parecchio, c'era del praticamente lui ma è quello in cui lui arriva e affonda la testa nel cesso. Quello in cui lui si infila di testa. Ma è sporco di cacca? Cioè, è orribile. Non può essere vero. Sporco di varie cose, c'è un po' di marroncino, feci ovunque. Merdina in giro, sì. Secondo me non può essere vero. No, in effetti vero. Non posso. Secondo me, no beh, magari tipo l'hanno dato. È un bar, sì, ma tu pensa, è un bagno di una discoteca, ma tu magari. No, a un attore che deve immergere la testa nella merda, non lo fa. Era la stanza della cioccolata. Cosa significa? Era la stanza della cioccolata. Vabbè, rispondiamo così. Rispondiamo. Cazzo, quindi è rimasto la sporco di. Va bene, fidiamoci di Nicolas. Era la stanza della cioccolata. Devo la stanza... dire che era un attacco d'arte di Giovanni Mucciaccio. Ma di evidentemente Neil. No, teniamo. È la stanza della cioccolata. La stanza della cioccolata. Era pieno di cioccolata e la truppa andava a mangiare la cioccolata. Va bene, sicuramente sarà così. Hanno fatto due piccioni. Vuoi che vada a Roma, insomma. Grazie, Nick. Grazie. Illuminateci, ragazzi. Come hanno fatto? Avete sbagliato. Era veramente merda. Era veramente merda. Era la cioccolata. Veramente. Oddio, Nick. Non vado a Roma. No, però io volevo andare a Roma. Faceva schifo, ma poi c'era profumo di cioccolata dappertutto. Ma pazzesco. Fighissimo. Cioè, assurdo. Ma tu, aspetta, tu l'hai detto così sparando una minchiata o ci hai provato un attimo a pensare? No, io ho pensato, sarebbe stato geniale se avessero messo davvero una stanza con un botto di cioccolata, ma che la troupe poteva andare a mangiare. Goloso. Goloso. Una mezza verità. Spieghi così, esatto. Non ci danno. Andavano proprio a mangiare, però. Vabbè, però la stanza del cioccolato fila. Secchiate, capito? Grandissimo insomma. Colpo di tacco di Nicolas, se posso bellissimo, dire. Bellissimo. Però non ne stiamo peccato, sbagliando uno. Peccato perché vorrei andare a Roma. Bravissimi. Prego Marco. Ultima domanda facile. A cazzo. Qual è il primo personaggio Disney della storia che scorreggia in scena? Secondo me è una roba da Paperino. Anche io avrei Winnie Paperino è uno scorreggione. Winnie Pooh. Ma Winnie Pooh che scorreggia, ma dove? Ma è sempre lì che magna e scorreggia. No. Oddio, ce l'ha. Pumba. Bravo. Signori, ha ragione. Ce l'abbiamo. Però è recente. E vabbè, cosa è 94. E quindi? Vabbè. Mi sembra molto. Pumba è del 94 il film, ragazzi. Esatto. Però aspetta, dagli anni 30, tipo. Se Marco sa la data di Pumba. Ah, cavolo, sei informato. Beh, lo sa tutti. Zio, Re Leone quando è uscito nel 94. Non avrei un'idea. Ma perché è della generazione di Marco, quindi... anche la nostra. Io so, è il primo film che ho visto al cinema, consiglio. Cioè, è vero che Pumba mi ricordo anch'io che scorreggia. Quindi... E tutti gli stanno lontano. È un dato di fatto che abbiamo una scorreggia nel 94. Non ne vengono in mente altri. Non scorreggiano anche con... in Robin Hood, però. Tipo gli ippopotami, le truppe ippopotamo. Non fanno le scorreggioni. No, aspetta. C'hai un flash. Cioè, no, ce l'ho. Vai. Però, raga, no, ce l'ho. Ho avuto Madonna, l'elefante nel... Libro della giungla. Ma è dopo? No, forse no. No, è prima. È prima. Me, cazzo, come se ce n'è uno ancora prima che non sapevano loro. Ma era, come cazzo è quello? Come è quello. Ricordarmi le scorreggere nei film Disney. Ho passato metà della mia vita davanti ai film Disney. Secondo me anni 70. Guarda, vuotore me. No, ragazzi, è quello. È quello lì. Andiamo, vabbè, allora. L'elefante nel libro della giungla. Se andiamo a Roma. Prego. Qual è la verità? Accendete? Accendiamo. Accendiamo.
Era Pumba. Era Pumba. No, no, sì, no, sì, andiamo a Roma. Andiamo a Roma. No, tonno. Quindi non è vero che scorreggia nel Libro della Giungla, o il Libro della Giungla è uscito dopo? Tu ti sei confuso con Tarzan. Esatto. Dai, ne avete sbagliata una. Dai, su. Andiamo avanti facili, allora, passiamo alle medie. Ragazzi, ma recuperare con quelle medie. Andiamo, ma valgono doppio, eh. Allora, questa, mi raccomando, film anni 80, fantascienza, come state messi? Star Wars. Benino. Basta. E poi, basta, finita lì? Blade Runner. Blade Runner, bravo. Odissea nello spazio. Bravo. Ok, ok, dai, okay. Ce la facciamo. È uno dei miei film preferiti. Ma non è su Blade Runner la domanda, no, quindi. Si parla di Alien. Alien. Io l'ho visto, okay. L'ho visto, l'ho visto. Anch'io. Mai visto. Ok. Come hanno fatto a creare i tendini mollicci dell'alieno? Sai quelli che c'ha nella bocca, eh? Dell'alieno del primo Alien. Aspetta. Il lardo. Sto cercando di ricordarmi se... Me l'aspettavo il ma non è che l'hanno fatto in un hai video detto sperma? No, non è come quando in, lui apre la boccona per far uscire per la boccuccia, ci sono dei tendini enormi. Come sono stati quelli fatti? Rosini. E adesso potrebbe voglio vedere la chat che cosa fa. Qua è un casino. Allora, io non ho visto il film. Altrimenti non è però... che la sapete. No, la chat è solo emote. Immaginandomi la scena che non ho visto. Aprite pure la chat, che così giocano anche a casa. Fateli giocare in chat. Quelle di fische. Sì. E cioè deve essere comunque qualcosa che però, si allunga, qualcosa di molliccio, tipo dei chewing gum. Oppure è vero, oppure io penso della colla solidificata. Colla, dai, è molto la colla però ti incolla. Più che altro la colla tipo... vinilica. Però è tendini, raga, tendini sono quelli rosini, rosini. Rosini, sono le chewing. Potrebbe essere però anche del membrane laterale. Vediamo che dice la chat. Ma sono le colonne di saliva o sono le parti della bocca? No, i tendini. No, tendini che stanno tra il labbro superiore e il labbro inferiore, no? Nella bocca ci sono dei tendini laterali. C'è chi suggerisce pezzi di lardo di prosciutto. Ma anche secondo me La chat infatti oscilla tra preservativi e tendini veri, che presumibilmente si intende quegli animali. Quindi magari tipo tendini di... secondo me non tendini veri, mi sembra così strano. Preservativi sarebbe figo. Suggerisce la colla vinilica in onore di Giovanni. Io anch'io però avrei detto un collante, un qualcosa del genere. Comunque qui abbiamo dei fan della Slim Dogs che hanno già visto come cazzo hanno fatto. Ma io e infatti, probabilmente l'avete già spiegato. Secondo me l'ho già visto anch'io, ma non mi ricordo. Porca miseria. A me i preservativi mi ha un attimo... Ti sei illuminato quando una lampadina. In realtà il format è... Avete visto i come cazzo hanno fatto? Sì, era un episodio. Esatto. È tutto così possono dire andate a vedere il nostro video. Io se non comunque di primo impatto avrei detto tendini veri. Cioè quindi tendini di animale. Cioè una faccia da culo quando dici queste cose perché l'hai letto in chat. Perché No, non l'ho letto. Non l'ho letto in chat. Cioè subito avrei detto quello. Andiamo magari di... tendini di cavallo. Esatto, andiamo di tendini di cavallo. Tendini di cavallo. Sì, vai. Mm-hmm. Di cavallo. L'accendiamo. Tendini di cavallo. L'accendiamo. Sì. Intanto ringraziamo Andrea Grimaldi che si è abbonato per 3 mesi. Esatto. Grazie mille. Grazie Andrea Grimaldi. Ragazzi, erano preservativi. Erano pezzi preservativi. Cioè, ma davvero pezzi preservativi. Non solo. La bava era questo lubrificante per prestazioni sessuali di alto livello. Vaselina. Diciamo. Okay. Esatto. Pensa te. No, no, era proprio lubrificante. Era proprio lubrificante. Quello colloso. Tizio, fra un ciak e l'altro veniva riempito di lubrificante a secchiate, perché questo coso si asciuga facilmente e l'alien doveva essere tremendamente viscido. Quindi ogni volta lo riempivano di nuovi lubrificanti. Vicino al set di Alien c'era un set di un film porno. È quello. Ah, beh, giusto. Ci aiutava. Dillo, Nick. Andiamo a Roma. Io non voglio andare a Roma. Che prossima, allora, dai. Uffa. Allora... vai. Per quale attore fu creata una protesi che rendesse le dimensioni del suo pene inferiori rispetto a quelle reali? Frodo. No, forse no. Ma non è Frodo così. No, deve essere... ragazzi, ve lo dico adesso. Ce l'ho. Deve essere qualcuno che sta in mutandina. No. O aderentissimo. No, deve essere qualcuno che sta a testa in giù, tipo Django. Che secondo me Non l'ho visto. Sì, ma no, aspetta, ragazzo, che è bello dici che a lui se no gli arrivava al mento, dici. Esattamente. Ma Spider-Man. In quale? Perché sì, ma Spider-Man quando si mette a testa in giù, giustamente. No, ma hanno regalato 25 abbonamenti, raga, pazzesco. Caspita. Ma sono stragetti perché mille. Abbiamo un gol da raggiungere di 500. Ma quanto siamo in sto gol? Qualcuno lo vediamo alla fine. 258. Kev Borlini.
Ma sono più gentili di noi comunque dalla Svizzera. Grazie, noi non ringraziamo mai nessuno. Abbiamo ringraziato due sub in 26 live, però ragazzi, grazie, bravi. Noi ringraziamo le persone. Cioè, non lo diciamo. Abbonatevi alla Slim Dogs, allora. Vi ringraziamo, loro no. È vero, è vero. Andate, guardate le loro live che sono più bravi, è vero. Sì. Dai, dai, andiamo con i Zang. No, ma prima c'è una cosa. Suggerimento. Esatto. Un suggerimento. Come diceva Frank prima, pensate che se hanno realizzato una protesi è perché il membro deve essere in scena, altrimenti non farebbero una protesi. Sì, ma deve essere proprio lui. Però aspettate, allora io Django si vede il pene, però il pene è molto grande quello di Django. E magari. Io mi pare che avessi cercato e avessi letto che fosse finto. È che io sapevo che usavano delle quindi, protesi per tutta la serie di Spartacus, però qua si sta parlando di un film. Ah. No, comunque dicevo fosse finto e più grande in Django. Sto pensando se in 300 si vede qualcosa. No? Succede spesso anche quello, eh? Vengono spesso messe delle protesi per far sembrare il membro più grande. Ok. Cavolo, lo usa anche Tonno nei vostri video, no? Esatto, cioè, vabbè, sì, ma spesso, era anche spesso, nella vita privata. Sì, è di grande aiuto, sì. Posso dire. Con la pompetta. Però non ho capito. Io non so aiutarvi, di solito non noto queste cose. Cioè lui era nudo nel film. Cazzo. Sì, era nudo. Io non mi ricordo dei peni. Io non mi ricordo peni, Andrei con Django. Aspetta. Non mi ricordo peni. Ti stai toccando mentre... No. Io si tocca. Stava sentendo. Ho la pompetta. No, dai, andiamo con Django. Andiamo con Django. Django, ma non è Django. Anche perché aveva un pitone. Quindi Django. Sbagliato, ragazzi. Si va a Roma! Antichrist. Antichrist, il film quello di Lars von Trier, lo stesso di Nymphomaniac, che quindi ce l'ha un po' sta cosa. Praticamente sostanzialmente William Defoe pare abbia una parte molto generosa del suo corpo. Non l'avrei mai detto. Però secondo me abbacchio ce l'ha veramente. Anche Matteo Bruno si vocifera. Matteo Bruno c'ha un abbacchio William Defoe. No. E quindi hanno dovuto fare un qualcosa perché sennò era troppo grosso. Il regista ha detto: guardate che questo qui mi distrae il pubblico, metteteglielo un addirittura dobbiamo fare un giro un giro dietro la gamba. Un po' scorretta la Slimdogs che mette un attore, un film che nessuno conosce, mai visti da nessuno, chi di noi ha visto Antichrist? La mano Antichrist, porca miseria, chi è che ha visto Antichrist? Mai visto niente. No, William Defoe è il Goblin, è famoso perché ha fatto il Goblin una volta, ha avuto una botta di culo, ma non è vero. Ma dai scusa, viene un attimo Frank quello. Quando verrai a Roma, dato che se andiamo in piazza Vittorio Emanuele c'è la possibilità di incontrare William Defoe, tu dimmi veramente? Che è famoso perché ha fatto il Goblin, vediamo che penso io. Non sono bravo in inglese, ma qualcosa mi invento, non mi preoccupate. Comunque pensate, provini. Okay. Gli hanno chiesto: ma mi scusi, ma ci può far vedere il cazzo? Comunque io farei tutta la live così, mi sto divertendo tantissimo. Bellissimo, sì, tanto. Vai, settima domanda. Stanno anche il cameriere loro. Abbiamo il maggiordomo. Grazie mille. Perché non ci abbiamo un cazzo? Non mangiamo. Perché non loro niente. Sono ricchi, stanno al nord. Non noi siamo poveri. No, noi non ci abbiamo un cazzo. Loro hanno più di 300.000 metri. Capito? Noi famo le live a casa mia col computer rotto. Ma vabbè, dai. Non mi piace dar ragione a Marco Cioni, ma ha ragione. Ha detto cose. Abbiamo ostentato un po' troppo, forse, in questa live. Posso dire. Vabbè. Settima domanda, mandateci qualcosa. Settima domanda. Grazie. Allora, in quale film italiano un cattivo sarebbe dovuto entrare nello studio di Uomini e Donne e dare una capocciata a Maria De Filippi? Beh, ragazzi, scena incredibile. Incredibile. Allora, sarebbe dovuto, quindi in realtà film... scena non esiste. Ok, in un film con Checco Zalone, non mi ricordo quale, c'è lui che va in degli studi televisivi. Vero. Ah, però un film cattivo, comico, sicuramente. Sì. Un cattivo. Non c'è, infatti. Il primo impatto ha detto Cicro. Cerca una città su Google Maps partendo dal pianeta Terra. Ah, dici Cicro Bo? Cicro Bo avrei detto io di primo impatto. Io un film italiano. Bellissimo, in chat che scrivono Checco Zalone in qualsiasi cosa, così a caso. Ma chi è che guarda i film italiani? Non so, guarda che non è male. A parte Cine e Panettoni. Però cazzo, ho visto Jake Robot, perfetti sconosciuti. Aspetta, finita non c'è la solo che Cozzalone. E però, benvenuti al nord. Voglio dire, una testata a Maria De Filippi è comica. Sì, è vero. Sì.
comico. Il suggerimento cioè, che è all'inizio della domanda è che c'è un cattivo, ragazzi. Esatto. Deve essere un film un po' trash così, ambientato a Roma, perché io e Nelson siamo stati negli studi di Maria De Filippi a Roma, perché lei ha tutto l'intero lei sta a Roma. Lei è assurda perché praticamente intorno a lei hanno costruito tutto. Sta a Roma, lo so, ma visto pensa che ci fu perché eravate lì, ma non ha siamo andati via a fare dei video per la media, se non mi ricordo che cazzo stavamo facendo, e c'era come si chiama quello che parla Garrison che ci fece una foto a tutti al naso, perché è feticista dei nasi. Sì, ma così vediamo nella prossima stagione di Uomini e Donne, stanno lì a fare i tronisti. Sarebbe figo, li vedo bene, sarebbe figo. Ma ritornando alla domanda, chi cazzo... Io sparerei Gigrobot, cioè diciamo è l'unico che mi viene in mente. Dai, con un cattivo. Non so cosa poi a Roma. Dai, let's go. Roma. Gigrobot, va bene. Bravi! No, non dobbiamo esultare, sennò non andiamo a Roma. C'era questa scena dove lo Zingaro, interpretato da Luca Marinelli, doveva entrare là dentro, bravissimo, fare un po' di casino. Ovviamente Maria De Filippi si doveva lamentare delle cose, della cosa, e lui rispondeva dandogli una testata e buttandola a terra. Ma la Mediaset, quando casa di distribuzione mediocre, non ha accettato questa cosa perché vergogna, sarebbe stato pazzesco. Allora, comunque volevo dire alla chat che non sto leggendo la chat. Non sto leggendo la chat. Alle domande difficili, ragazzi. Vai davanti. No, quelle difficili, belle. Vai, quelle difficili. Ma siamo perfetti qui. A quanto siamo? A quanto siamo? Ma non capisco se non sta prendendo sonno. No, è lo spritz. Io direi, suggerirei nel nostro quiz che facciamo la domenica, nel quasi quiz, quando arriviamo alla fine del quiz, mutiamo la chat, emotizziamo la chat. No, ma sono difficili, tanto non le sanno. Tranquilli. Facciamo così. Non leggiamo, toglieteci la chat che poi c'è. Stavamo proprio barando fuori live. Cioè. La chat allora, la leggiamo noi. Noi adesso siamo così, noi. Neutri. Siamo senza. Siamo oscurati. Siamo neutri. Dai. Prego. Marco. Quale film vide un gruppo di sceneggiatori rinchiusi in una stanza dal produttore e nutriti solo a noccioline e banane finché non fosse finita la sceneggiatura e il lavoro? Allora, il pianeta delle scimmie. Due opzioni. Vai. Spara. Christopher Nolan, che è super segreto con i suoi, con le sue sceneggiature. E anche Tarantino è bello strano. Anche io è vero, Tarantino l'ho già sentito. Secondo me lo viene di Tarantino, però non sono sicuro. Oppure The Hateful Eight potrebbe anche essere. Però Tarantino che li hanno d'accordo. Presi, li hanno buttati dentro e buttato la chiave praticamente. Sì, sì. Esatto. Dallo spioncino gli passavano i banani. Ragazzi, siccome è difficile, vi do un suggerimento. Ah, grazie. Ok. Nonostante Hollywood sia, diciamo, molto di manica larga sull'etica del lavoro, ad esempio, l'ultimo giorno di set di Blade Runner è durato circa 48 ore. Esatto, sì, una roba. Quindi è un giorno abbastanza recente. Comunque, secondo me dovete pensare a film un po' più vecchi, perché credo che a Nolan oggi sia concesso di chiudere 5 persone nella stanza e nutrirli solo a noccioline e banane. Intanto ringraziamo Sigib che ha fatto un ride insieme a 288 utenti. Ciao Sigib, grazie mille, grazie. Dopo è ospite da noi alle 21, Sigib da noi in live per pitch, esatto. E quindi film vecchio, Kubrick potrebbe centrare. Kubrick. No, aspetta, qualcuno volò sul nido del cuculo. Ecco, già Kubrick era abbastanza sicuramente lo hai detto. Mi viene da pensare che sia un film con una sceneggiatura complicata. Però qualcuno volò sul nido del cuculo, fighissimo. Casa Bianca, non mi ricordo il film. Casa Bianca è un'altra cosa. Io opterei per un qualcuno altro suggerimento, non Star Wars, Hitchcock. Aspetta, ascoltiamo Marco. No, è un film ancora più vecchio. Hitchcock, di un film di Hitchcock. Ma film molto vecchio che però tutti avete, secondo me, avete almeno sentito nominare, secondo me avete anche avete visto probabilmente. Ma non è che è un film muto. Non è muto. Okay. Non così vecchio. Però c'era il colore da poco. C'era il colore. Colazione da Tiffany. Ma dai, ma che trama ci avrà colazione da Tiffany? Non due che vanno in pasticceria. Perché in realtà, aspetta, o è un film con una trama complessa, o è un film fatto un po' senza anima, tipo abbiamo fretta, dobbiamo farlo. No, oppure era attesissimo e non volevano che. Perché non Shining? Qualcuno in chat l'ha indovinato. Però mi sa di una cosa. Non sto leggendo. Perché fretta? Perché non c'è il copione. Chiusi dentro, lavorate che non era per secondo me non è per quello, Nelson. Secondo me è più per immedesimazione. Ma con delle noccioline e delle banane? Sì, ti denutrisco, ti tratto male, ti faccio mangiare poco, ti faccio incazzare, ti faccio King Kong.
King Kong. Ah, quello vecchio. Stanislavski anche su chi scrive la sceneggiatura. Non devi provare colori. Quella sensazione. Il primo pianeta esatto. delle scimmie? No, no. Bravo, no, bravo, no, no, bravo. Ha detto, è un film vecchio, ma ha i primi il colori. Il primo? Shining. Cazzo, Shining. Le scimmie, no, non è ma così quanti vecchio. Sono vecchi? Un boss. Sta degli anni 2000 il pianeta delle scimmie. Ah, sì? Mi sa degli anni 2000. No, no, no. I primi sono vecchissimi. Non lo so. Risa 2001? Quello cos'è? Il 70. Ragazzi, vi do un altro suggerimento, poi basta. È sì, stato bene. recentemente film, esatto, è stato al centro di una polemica, a mio parere, un po' sterile. No, senza un po'. In merito a tutta una serie di questioni legate a perché adesso stanno censurando i vecchi film. Ok, ci sta. Questo dai, ve l'abbiamo proprio detto. Adesso ve l'abbiamo detto. Io ho sentito parlare dai, di film Disney, di Scrubs, che c'è un suo sì, anche io ho sentito di Disney. Che cazzo, non so. Non sono così sul pezzo su neanche io, robe. Sinceramente. È qui, no, ce l'ho. Vai, vai, tonno. Quello che dici è buono. Vai. No, non ce l'ho. Dai, spara. No. Dai. Dine uno. No, è che ho presente quella trama di quel film in cui c'è il ragazzo nero che viene presentato alla famiglia bianca, però non mi ricordo indovina come si chiama. Chi viene a cena. Quello. Indovina chi quello. Viene a cena. Io indovina dico quello. Cena. Io dico quello volevamo cena. Dire. Ma è vecchio come film? Sì. Sei sicuri? Sicuri. Sì, andiamo. Assolutamente. Sei sicuri? Vai. Tanto voglio andare a Roma. Invece no. No. Sbagliato. Era Via Col Vento. Via Col Vento. Che cazzo la bastardi. Il produttore erano gli albori di Hollywood. Il produttore era convinto che per avere un lavoro bello, figo, serio, doveva prendere questi tizi, chiuderli in una stanza fino a quando non tiravano fuori una buona sceneggiatura. Aveva avuto delle pessime esperienze precedenti, diciamo, e quindi ha detto adesso sai che c'è, visto che tanto faccio come mi pare perché so io che pago all'epoca, potevi fare così, li chiudo tutti dentro. Okay. E tra l'altro su questa storia ci hanno fatto un'opera teatrale che è andata a Broadway che si chiama Magnolias. Okay. Aspetta, ce l'abbiamo scritto. E Moonlight and Magnolias, che racconta la storia di questi sceneggiatori. Ma posso chiedere se... che erano tempi dove si poteva fare, tra virgolette, la gente faceva di tutto pur di lavorare ad Hollywood e quindi si accollavano pure queste cose improponibili. Ma se si può raccontare, posso chiedere qual era la polemica? La polemica è stata che praticamente Via Col Vento, ovviamente essendo un film ambientato nel momento in cui ancora diciamo c'era in vigore la schiavitù nel sud, nella parte sud degli Stati Uniti, la polemica è stata che hanno dovuto aggiungere, cioè Netflix ha dovuto aggiungere un disclaimer, questo film tratta diciamo i temi razziali, l'approccio dell'epoca, eccetera eccetera. Certo, ho capito, grazie. Prego. Allora, penultima. Allora, penultima. Quale regista italiano si ritrovò a picchiare e a insultare i suoi attori pur di riuscire ad avere una scena di pianto? Ce l'ho. Il film di Me contro te. No. Comunque per un attimo mi sono immaginato un regista. Quello arrivi sul set e piagni in automatico. Muccino, Fuga di cervelli, un regista che picchia Enzo Salvi. Se sei il regista, arrivi lì con gli psicofarmaci. Fuga di cervelli. Non credo sia Fuga. Chi è il regista di Fuga di cervelli? Saluto a Frank e Guglielmo. Ciao. Sono io, credo. Qualche film di Fellini. Mario Monicelli. Io so tre nomi italiani. Fellini, però non guarda che state andando bene. Allora, per diciamo me Fellini che il mondo è quello. Il mondo è quello. Esatto, quindi parliamo del secolo scorso. Non so, io ho pensato subito a Fellini perché comunque mentre voi ragionate racconto un aneddoto, ragazzi. Questa roba di diciamo di insultare e anche passare alla violenza con gli attori è una cosa che in realtà si fa nel cinema, nel senso, ad esempio sul set dell'Esorcista il prete che a un certo punto deve fare esorcismo sulla bambina è un vero prete che era stato messo lì perché appunto volevano un vero prete, ma non riusciva a avere diciamo il terrore giusto, la giusta emozione in quel momento, e quindi il regista è andato lì, l'ha preso a pizza in bocca all'improvviso e poi ha detto azione, via, e hanno girato col prete che gli hanno menato fortissimo. E a me è successo, a me è capitato di vederla una scena del genere dove non è stato picchiato nessuno. Però ho montato un film dove sono stato qualche giorno sul set, dove c'era una regista, non dirò il nome, scordatevelo, che per avere una scena, diciamo, delle emozioni particolari da una ragazza che non era esattamente un'attrice,
in una scena, cioè era, faceva altro nella vita, ma lì faceva l'attrice. Al quinto sesto Chuck, non riuscendo ad avere quell'emozione, a un certo punto ha mollato tutto, è andata contro di lei, l'ha insultata in tutti i modi possibili immaginabili. Questa ha cominciato a piangere, ma poi ha cominciato a piangere, la regista si è girata e fa motore, giriamo. Questa scena piangendo totalmente, finita la scena, baci, baci, eccetera, finita. Comunque si ma sa che il regista è scorrettissimo, sì, un po' scorretto, sì. Sì, brutta gente il regista, però succede. In chat scrivono Greta Menchi. Come Greta? Ah, potrebbe essere. No, dai, seriamente registi. Io dico, andiamo col più big di tutti. Il più big Fellini. Ora Greta. Va bene. Però Fellini comunque. Salutiamo Greta Menchi, tra l'altro. È vero, è che Fellini era una bravissima persona. Cioè, anzi, dava spazio. D'Annunzio. Faceva film. Boh. Sì, erotici. D'Annunzio, non credo. Ma un... non penso. No, cosa? Frank. No. Stai per Argentero. Dire. Argentero. Argentero. No, Argentero. 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 Ragazzi, Argentero. Luca Argentero. Luca Argentero. Io voglio vedere con Luca Argentero. Ragazzi, ho visto Checco Zalone e Benvenuti a Sud. Boh, non dai, so, diciamo che di... come agente. Allora Marco, vi do un suggerimento proprio per sì, evitare che Frank venga a Roma. Grazie. Non lo volete. No, no, vabbè, però dai, vi do un suggerimento, no, tanto però dopo non la azzeccheranno mai. C'è il Vaticano a Roma. Il suggerimento è questo. Il cognome di questo regista ha proseguito, diciamo, il suo percorso negli anni all'interno del cinema. Esatto. Ok. Ah, vabbè, basta, okay, easy, però. È un padre d'arte. De Sica. De Sica. Mi viene a dire subito. De... Sì, il padre di De Sica, di Christian De Sica, sì. Voglio nome e cognome, l'attore, però. Allora è Vittorio De Sica. Vittorio De Sica, Vittorio De Sica. Vittorio De Sica. L'accendiamo. No, non è vero, aspetta. No, aspetta. Nella domanda non c'è il film. Ma non so, ma non assolutamente nessun film che abbia fatto lui. Ladri di biciclette. Yeah, hai visto? Che cazzo dici? Oh, no, no. Vabbè, ha fatto un film lui. Quindi. Ma non è vero, quello. Comunque okay, c'era questa scena dove un padre e un bambino dovevano emozionarsi, dovevano piangere, non riuscivano a farlo perché erano tutti i famosi attori presi alla strada. Allora lui andò dal padre e gli disse di tutti i colori, tipo sei un fallito, fai schifo, la tua vita è una merda, e il ragazzino gli diede un pugno in testa sostanzialmente. Ci dissociamo, no, da Vittorio. Ci dissociamo da Vittorio, però posso dire che ebbe Frank, la sua scena, ho stupito Frank, pur qua, di non andare a Roma, io mi spremo nella grincia. No, no, assurdo. Ma abbiamo l'ultima. Ma anche qua non si va a Roma. Qua non si va a Roma. Anche perché nessuno sta contando. Quindi. No. Perfetto. Ma tanto ci venite lo stesso a Roma. Ma ci veniamo. Prego. In quale film si scatenò il panico perché qualcuno mischiò dell'allucinogeno nella zuppa che venne data a tutta la troupe? Fighissimo. Non ha peso. È da denuncia. No. Ragazzi, è storia vera. Fighissimo, io l'ho sentita, anch'io ho sentito questa cosa. 25 persone, 50 persone, no, sotto allucinogeni, ma veramente? Una cinquantina, sì. No, ospedale. Forse ce l'ho. Ce l'ha. Potrei avere. No, no, però mi sembra. Sparla. Avrei detto Full Metal Jacket. Non so Full perché. Metal Jacket. Oh, oddio. Perché lì erano tutti sparati. Come cioè, da tutti, però, dici, alla camerata. Ma sono andati a casa. È una roba, secondo me, che tipo è uno scherzo, bella. Ci vediamo domani. Ok. Non vai a recitare. Forse ne hai fatti un po' strano. O magari sì, magari ha registrato. No, fighissimo, dai, registriamo comunque. Non saprei neanche da dove partire. L'ho sentita questa anch'io cosa. Anch'io ho sentito un botto. Indizino, dai, ragazzi. Dai, dai. Piccolino. Indizino. Allora, è un film che avete visto. Sì, l'avete visto sicuro. Sì, ma io non neanche ne avevo. Allora, io mi butto fuori dai giochi. 25, quindi ci avete ampia scelta. Esatto. Il Signore degli Anelli. Sicuramente avevano dei problemi di droga nei primi Star Wars. C'era lei, Carrie Fisher pippava come un suo coso. Io penso che Harrison Ford fosse proprio incaricato di tenere Leia sul pezzo. Sì, sì, però non credo che, cioè, qua secondo me è allucinogene. Ma magari in gag fa lo scherzo a tutti. Come era un risotto ai funghi un po' particolare. Allora io ripeto, non è fine me contro te, ragazzi. No, mi tiro fuori dai giochi perché l'ho letto in chat. No, l'hai letto in chat. Ma perché non sei nella queue di Pisk?
perché l'ha fatto fino adesso. Ho visto solo quella. Ero curioso. Guarda solo quella. Adesso la metto, però ero curioso. Vabbè, Cesare sono sbagliato, una era solo quella. No, lui si andava a spoilerare i regali. Vero, da io baravo a qualsiasi gioco di società. Uno ragazzi, la nascondeva. Lui esatto. È il tipico che al compleanno si spoilera il regalo. Vero. Sì, sì, no, no, che faccio di tutto prima del giorno del compleanno per indovinarlo. Sì, sì, ma è una bruttissima persona. Ti pensavo una persona migliore, lo sai. No, 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 sono se molto andiamo vecchio. A Roma, tu non vieni. No, io vengo lo stesso. Resti qua. Allora. No, non saprei. Ce l'ho già sentito, ma non. Che abbiamo non saprei, visto. Però. Dai, un altro aiuto. Così è troppo. Guarda, l'altro aiuto è. Veramente. Aspetta, devo pensare uno non troppo facile. Allora. È che è molto. Molto Oscar, può succedere ovunque. Ha vinto un Oscar. Ha vinto un Oscar. Ha vinto. Ma più o meno Oscar. Un range di anni. Giusto, più vecchio di più nuovo di. Tra gli troppo. Anni. Posso dare un indizio io? No, no, non dare un indizio, non dare, non voglio no, no, indizio. No, cara Slim Dogs, posso dare io? No, 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 no. Ma nessuno lo vuole, ma nessuno lo vuole. Cioè, se tu vedi in chat, vediamo dell'indizio della. Ma ha detto dagli anni 90 al 2010, dai. Io direi un Signore degli Anelli. Ma no. Star Wars, scusa, volevo dire Star Wars. Ma no, ma qua, gli anni 90 e 2010, la seconda trilogia. Ma no. Vabbè, la seconda trilogia, 1, 2 e 3, sono usciti negli anni 2000. Non lo so. Taken. No. Matrix, che sono tutti un po' flippati. Un po' flippatini. Che potrebbe dice essere che per aiutarli nel film l'hanno fatto, no? Può essere, o anche Men in Black. E io quelli. Deve essere qualcuno. Ultimo indizio. Aspetta, vai. Siamo molto indizio, lontani. Ragazzi, allora. Cioni mi sta concedendo il terzo indizio. Sì, vai. Sì, no, infatti è troppo narra gentile. Una storia. Narra adesso, troppo però. Dai, narra una storia. Narra una storia realmente accaduta. Punto. Basta. Una storia realmente accaduta. Allora, Cesare se ne va. Una storia realmente accaduta. Ci sono dei film. A Beautiful Mind. Ma qualcosa The Shawshank Redemption. Qualcosa di guerra. Tipo Salvato Ryan. È vero, sì, potrebbe essere Salvato il Soldato Ryan. Non lo so. Salvato il Soldato Ryan. Degli anni 90. Allora, dai, andiamo sì, con quello. Dai, gli anni quello, ma non è quello. Salvato il Soldato Ryan, va bene. A caso. Quindi sul set di Spielberg c'ho gli allucinogeni. Magari qualcuno ha capito quello italo-americano che muore. Vabbè, ha fatto E.T. Tra l'altro, voi ve lo ricordate che all'interno di Salvato il Soldato Ryan c'è Vin Diesel? No. No, è vero. Sì, certo, è vero. È il primo italo-americano. Esatto, è quello vero. Che capace. È quello che sto dicendo io. È il mitragliere. Anche muore. No, è comunque è pelato. Okay. Però c'è Vin Diesel. Beh, gli ha portato figo. Ragazzi, accendiamo quello. Non era quello. No. Era Titanic. Merda, è vero. Ma chi cazzo l'ha visto? Ma lo sapevi sul serio? Mi è venuto in mente. L'avevo sentito sta cosa. Adesso Nick, comodo. Nell'ultima scena, praticamente dell'ultima scena che c'ha avuto la troupe, hanno messo questi allucinogeni, stavano tutti quanti per aria e fra l'altro c'è la storiellina un po' alla Una Notte di Leoni e ci sono Kate Winslet e Leonardo DiCaprio che hanno proprio un book fotografico che documenta tutto ciò. Ma però no, non hanno mai tirato legato, quindi ovviamente. È leggero, chissà se veramente ce l'ha. Che figo. Vabbè, non me l'aspettavo questo. Ma quindi alla fine contato, quindi ragazzi secondo... avete perso secondo me. No, secondo che ha perso, no, quindi... secondo me sono avete perso, a stare a voglio sentire che Frank dice che la Grisha no. È allora, la no, no, ascoltiamo Tonno, allora. Ascoltiamo Tonno. Non solo Frank ha perso questa sfida e perciò dovremo recarci a Roma e andare a pranzo con la Slim Dogs, grande tortura. Ma abbiamo la Gricia che qui, signori! Un boccone di Gricia davanti alla Slim Dogs! Non ci credo! Non sto male! Che cazzo di andiamo? Sta arrivando! Ma non sono mica all'ospedale! Ragazzi, vai. Non lo sapevamo neanche noi comunque! Ma quando l'hai presa? Dove l'hai cucinata? L'ha cucinata Riccardo! Posso dire davvero? Non ci credo! L'avete comprato all'estero! No, l'abbiamo cucinata! Scusate ragazzi in chat, clippate questa storia per cortesia, che poi la ripubblichiamo su YouTube da qualche l'hai fatta tu Ricky? Fate sta cosa l'ha fatta Riccardo l'ha fatta prima. Ricky un applauso a Ricky ma poi bravo, se posso Ricky, dire bravo. Sì. Ma l'ho vista prima, era spettacolare, era cremosissima. Bella. Poi, naturalmente, questa è stata un attimo riscaldata. Ma c'è il guanciale, certo, c'è il guanciale. Oh. C'è il pecorino. C'è il pecorino. Guarda che Riccardo mi ha fatto una volta una carbonara, ma illegale. Buonissima, ma sì. Veramente buona.
Prego, prego Frank. Regia, cazzo, vorrei spaghetti. Uno zoom stretto su sì, Frank, per favore. No, no, non siamo riusciti a vedere Frank. Ce la fate. Vai, vai. Ma è difficile un bel boccone, Frank. Oh, arriva l'aeroplano. Non è facile mangiare spaghetti. No, vai, guardate, sì, la vergogna. La vergogna nel suo sguardo. Facile. E poi, chiaramente, lui non dirà è buona. No, no, non lo dirà mai. Non lo ammetterà mai. Raga, è pasta in bianco. Ma dai. No, devi dire che è buona. Pasta in bianco. Quando tornavo da scuola alle medie, mio papà mi scaldava sempre un po' di pancetta. Io la mettevo nella pasta in bianco, ci mettevo un po' di parmigiano. Già che uguale, hai detto pancetta, so, devi andare a casa. Mangiati non la cambia, grigia di niente. È meglio la pancetta che è meno grassa rispetto allora, al guanciale. In chat chiedono sì, di fare l'aeroplano. Mio padre mi scaldava i tortellini Giovanni Nana che mangiava a Bologna. Un bel boccone. Eccolo. Non è buona, dai. No, guarda come gli buona piace. Dai, Frank. Ti sei anche sbrodolato. Sì, un po', mi sono sporcato tutto. Vabbè, allora cazzo al cazzo è pasta con la pancetta ah, e gli piace. Allora lo ammette. E non sa, cioè vuoi mettere con una lasagna un tortellino, cioè vabbè, impara ma con chiaramente una, Bologna è superiore a tutto. Allora, diciamo così, il tortellino non lo so. Allora diciamo così, andiamo avanti. No, alla soluzione, diciamo che è buona ma non è una ricetta, è un assemblaggio di qualche ingrediente al massimo. Sai che potremmo fare tortellini ripieni di gricia, dovrebbe essere bello. Bellissimo. Cioè, scusa, allora abbiamo i tortellini. Potrebbe essere dentro tortellino, non so se ma già scusa, fatto, dentro c'è ma il maiale, la pancetta, la mortadella e ci mettiamo il guanciale, non ha senso. Cioè, sarebbe zitto, meno Frank buono. Scusa, comunque in chat ci dicono che qualcuno ha visto Ricky all'S lunga. Guarda. Oggi comprare il guanciale per creare questa grigia. Ragazzi della Slimdots, voi avete mai mangiato la cotoletta alla bolognese? Io sì, io ho fatto un capodanno a Bologna che è stato forse uno dei miei più divertenti della mia vita in piazza. E ho mangiato la cotoletta, i tortellini, tutti nei ristoranti che un mio amico si era scelto. Volevo invitarvi a mangiare la cotoletta alla bolognese, ma dove l'hai mangiata? A questo punto non lo farò. No, dove l'hai mangiata? Noi veniamo uguale. Era un ristorante che scendevi le scale tutto di legno. E c'era questo cameriere che ti veniva a servire a mettere il pepe con un coso così lungo. Non è il nostro posto di fiducia. No. Dietro, allora noi vi portiamo nel nostro posto di fiducia se voi ci portate nel vostro posto di fiducia. Bello. Uno assolutamente scambio. Sì, c'è un ristorante qua vicino, si chiama Il Primo Re, noi ci andiamo spesso. Okay. Che fa una gricia, una carbonara e sono pazzesche. Andate, ragazzi, se la sta fappando. Sta andando, Davide. Ho fame. Vedi che ma c'è la cena è adesso. È solo perché non ho pranzato. Per contratto non lo può dire, ma è buona. No, che poi mi dispiace per Riccardo che l'ha preparata. Bravo Riccardo, bravo Riccardo. Bravo, bravo. Bravo. Grazie. Bravo Riccardo. Vabbè, possiamo farli andare via questi due? Ringraziamo. Se volete ricordate dove vi si può vedere, che magari qualcuno non vi guarda, non si sa mai. Ragazzi, se non ci seguite potete farlo su YouTube, tra l'altro questo venerdì esce un episodio di Come Cazzo Hanno Fatto interamente dedicato a Fast and Furious, quindi roba incredibile. Pensavo a Space Valley. Anch'io ho pensato. Pazzesco. Ma ogni quindi, tanto non ve lo chiedete su YouTube, Come Cazzo Hanno Fatto. Su Twitch Slim Dogs Production e niente ragazzi, grazie mille averci invitato. Grazie continuate a spaccare fino a sera e buona gricia Frank. Purtroppo ci vedremo a Roma. Ci vediamo a Roma e ci vediamo anche a Bologna. Ci vedremo a Roma e a Bologna. E poi noi grazie veniamo a Bologna. Grazie mille. Buona serata. Grazie. Ciao. Posso avere un tovagliolo, Nicola? Era, raga, io ho un reflusso. Sarà bello, ma io voglio continuare. Volevo tutta la live. Però ammetto che quando siamo arrivati alle domande difficili è stato veramente tosto. Sì, cioè, le domande difficili erano mega preparate. Sai cosa? Avremmo dovuto avere magari. Allora, suonalo una volta. È da un'ora che voglio far stappare un rosso al nostro maggiordomo. Ho portato il cavatappi. In cui io vengo di là e ti stacco le palle. No, ma poverino, ma scusa, dipendo io, ragazzo Pingo, qua che lavora, andrà alla tua. Comunque, se posso dire una roba che ho notato io, ma magari è una roba solo mia percettiva, prego, la dirò molto tra le righe. Sì. Noto che questo spritz è stato fatto con grande cura. È buono. Ma la teniamo lì. Botto, no, molto volevo buono. Chiedere. Ma non si può il po'. E allora, lui il vino va benissimo. Io vorrei una birretta, invece, se possibile, dopo. Sono in frigo, signor maggiordomo. Sono in frigo. Comunque, secondo me, Frank, io ti propongo questa cosa. Chiusino di una settimana andando a ripassare tutti i film, cioè tutte le curiosità di merda, e poi andiamo a smerdarli. Sarebbe però bello, sarebbe figo su roba specifica, tipo non so, ti piace la trilogia del Signore degli Anelli, mega battaglia. Ma noia guardare film. No, tu la dico. Ma le guardiamo insieme, ci guardiamo stare insieme, Frank. No. Allora, ragazzi, prima di andare avanti ringraziamo per l'ultima volta prima della pausa estiva Red Bull che ha supportato il nostro
show fino ad ora, show. E continuerà anche in futuro. Grazie mille. Madonna, è esplosa. Spruzzata, prima. Un ringraziamento col botto.